mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Buonasera a tutti voi, gentili amici di Telepace. Il 28 settembre di 40 anni fa tornava alla casa del padre Papa Giovanni Paolo I. Noi siamo voluti venire qui oggi a Canale d'Agordo, paese che ha dato i natali a Albino Luciani, per ricordarlo a 40 anni di distanza da ciò che accadde appunto il 28 settembre del 1978. E lo faremo ripercorrendo un po' tutta la sua vita, proponendovi testimonianze, accompagnati in questo e ospitati nel museo dedicato ad Albino Luciani, che ha sede proprio qui a Canale d'Agordo. Un museo davvero molto, molto bello, che accompagna il visitatore lungo questo percorso e aiuta veramente a comprendere il luogo dove è nato, si è formato Albino Luciani e poi via via tutte le tappe del cammino fino a Roma e poi alla sua morte, ma non solo, anche a ciò che è rimasto come sua eredità e è stato anche portato avanti da coloro che lo hanno seguito nella guida e alla cattedra di Pietro. Abbiamo qua degli ospiti per questa nostra serata, che ringrazio ovviamente di essere presenti, e inizierei dal padrone di casa, Loris Serafini, che è il direttore di questo museo, per chiedergli di parlarci di questa realtà che avete fortemente voluto, è iniziata ad essere aperta al pubblico da non moltissimo tempo, un po' come l'avete pensata e quindi che tipo di percorso proponete al visitatore. Sì, questa idea è nata ancora nel 2006 da un incontro tra l'amministrazione comunale e la parrocchia di Canale d'Agordo. È stata iniziata dal sindaco di allora Flavio Colcernian e continuata dalla caparbietà del sindaco successore Rinaldo De Rocco, che è da poco ritornato alla casa del padre. Questo museo ha voluto offrire un servizio per tutti i pellegrini e i visitatori che raggiungono ogni anno il paese natale di Papa Luciani, creando un percorso che parta proprio dal territorio che l'ho visto nascere e crescere, in modo da far capire come la sua formazione sia stato il frutto dell'incontro con i suoi educatori, con il suo territorio, attraverso le varie tappe della sua vita, l'infanzia, il seminario, il suo servizio pastorale nella diocesi di Belluno e poi l'episcopato a Vittorio fino al papato, e poi alla fama di santità che è succeduta alla sua morte. Quindi un percorso multimediale che coinvolge i visitatori con la viva voce del Papa, con i filmati d'epoca. Con visitatori che arrivano da varie parti d'Italia, ma non solo. Da tutto il mondo. Diciamo che prevalentemente provengono dall'Italia, ma ci sono molti paesi, soprattutto del Sud America, c'è tanta stima verso e tanto amore verso Papa Luciani che spingono tanti discendenti dei nostri emigranti a raggiungere il loro antico paese, la loro antica terra e conoscere questa figura di Papa Luciani. Don Baldovin, siamo qui a Canale d'Agordo, ci parli un po' di questa realtà oggi che comunque ha dei segni profondi di quello che è l'essere stata la terra natale di Albino Luciani. Beh, in effetti il paese è caratterizzato un po' da questa figura, anche le attività che svolgiamo. Sappiamo che la persona di Papa Luciani era molto legata al suo territorio, lui lo ricorda, lo ricordava anche da pontefice, forse anche con una punta di nostalgia, lui tornava anche molto volentieri a salutare i familiari, specialmente il fratello a Canale. Era radicato proprio nella cultura, anche la sua umiltà la ritengo frutto anche di quello che è il carattere della gente, anche la sua disponibilità, la sua semplicità,
lo ha assorbito proprio da questo ambiente. Sono dei tratti proprio distintivi. Sì, ecco, suoi, che vivendo qui si riscontrano proprio nelle persone. E Papa Luciani oggi è, possiamo dire, canale d'Agordo, perché è conosciuto questo paese per questo. E noi cerchiamo anche di mantenerne viva la memoria, cercando di valorizzare le caratteristiche del paese, ecco, non cambiandole, non, diciamo, modernizzandole, ma tenendo quello che è più genuino, ecco, della nostra gente. E mi pare che anche le persone che vengono qui gustano e assaporano proprio la semplicità del paese, la cordialità delle persone, in qualche modo ritrovano un po' quello che hanno visto nella figura di Luciani, anche per quel poco tempo che lo hanno magari visto sulla televisione, in quel mese che è stato pontefice. Vuol dire proprio che la storia qui è una storia proprio che si confonde nella vita di Luciani, e la vita di Luciani si confonde nella storia del nostro paese. La storia del paese. Loris Serafini, ma la famiglia quanto ha inciso in quello che è stato poi il cammino di Albino Luciani? Sicuramente è stata fondamentale la prima culla, no? La prima formazione che lui ha ricevuto. Io credo che l'esempio del papà, che è stato emigrante, che è stato lavoratore, pensate, a 11 anni era a Innsbruck a lavorare come manovale, quindi questo ha certamente influito, il senso di rettitudine che il papà aveva, il senso di giustizia. La mamma invece, che era una fervente credente, era catechista, anzi era quasi, tra virgolette, la coordinatrice delle catechiste del paese, gli ha trasmesso la fede. In una delle udienze generali che ha avuto il tempo di tenere in Vaticano, ha proprio ricordato la mamma come la sua prima maestra di catechismo. Ma poi le figure dei fratelli, delle sorelle, le due sorelle maggiori, che erano sordomute, ma una delle quali addirittura lo ha aiutato, lo ha iniziato alla lettura, alla scrittura, ancora prima di iniziare le elementari, o i fratelli minori, il fratello e la sorella minori, che sono stati amici per tutta la vita, ecco, suoi oltre che fratelli, in particolare con il fratello Edoardo. Quindi il territorio, la famiglia, e parliamo della famiglia perché abbiamo qui Gianni Luciani, nipote, e quindi ci può raccontare anche un po' come questa vostra famiglia ha convissuto con questo congiunto che ha via via percorso questa sua strada fino a Roma, e magari anche raccontandoci alcuni aneddoti, in questo caso per esempio riferiti alla prima parte di questa sua esperienza di vita anche a livello sacerdotale. Sì, beh, naturalmente. Io sono figlio di Edoardo e io e i miei 9 fratelli abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere lo zio spesso a casa, soprattutto quando era vescovo di Vittorio Veneto, veniva spessissimo da noi anche solo per dormire una notte, mia madre gli preparava una stanzetta. Come si rapportava con voi? Come si comporta uno zio che non ha figli, e quindi i nipoti diventano un appendice anche parzialmente della propria personalità. Comunque con noi abbiamo sempre avuto un rapporto strettissimo su vari livelli, o anche a seconda di vari periodi della sua carriera, chiamiamola così. Io non ricordo particolari. Io per esempio, quando è stato eletto patriarca di Venezia, sono stato un anno con lui perché non aveva l'autista per la macchina. Io frequentavo l'Università di Padova, mi ha chiesto se potevo giocare fra Padova e Venezia. Io l'ho fatto ben volentieri, ho lavorato anche in segreteria per dare una mano, eccetera. E com'erano quegli anni a Venezia? Come lo vedeva? Beh, insomma, erano anni anche problematici, no? Perché siamo nel periodo successivo al 68, quindi esattamente nel 70, tra l'altro, 70-71, e quindi c'erano tutte queste tensioni, c'erano rapporti difficili con la Fucci, c'erano tanti altri problemi, preti lavoratori, preti operai, che non sempre seguivano la logica del loro patriarca, eccetera.
E i veneziani come si rapportavano con lui? Che... I veneziani all'inizio sono rimasti molto perplessi perché erano abituati ad avere un personaggio molto più curiale come il cardinale Urbani, e qui si sono trovati un pastore, diciamo così, che veniva dal popolo, nel senso quantomeno delle origini, ecco, perché poi la cultura di mio zio era fuori di ogni dubbio, era una cosa folle. Io ricordo quel periodo, nel periodo in cui siamo andati anche noi a Roma per le elezioni, poi purtroppo anche per i funerali, sentivi parlare, ma chi è sto qua, perché si rivolge in maniera così semplice alla gente, che è una persona ignorante. E io ridevo perché proprio una tra l'altro una memoria terribile, una persona. Poi aveva moltissimo gusto per le opere letterarie, quindi che utilizzava chiaramente, come sappiamo tutti, ha utilizzato per la sua catechesi, diciamo così, da vescovo e da papa. E comunque sia, appunto, poi invece un anno o due dopo i veneziani hanno imparato a conoscerlo, allora c'è stato amore a prima vista, a seconda vista. Sì. Ecco, allora Serafini, parliamo di Luciani Vescovo, quali erano un po' le caratteristiche che lo... Beh, una cosa che colpisce è lui ha avuto tre diocesi, Vittorio Veneto, Venezia e Roma, no? Perché comunque il Papa è Vescovo di Roma. E tutte e tre le volte che lui ha fatto l'ingresso ha sviluppato questi due concetti, l'umiltà associata alla polvere, la parola humilitas deriva da humus, che è la terra, e il concetto di amore. Conclude il suo servizio episcopale in San Giovanni in Laterano dicendo: posso assicurarvi, dice ai Romani, che io vi amo e che voglio mettere a disposizione con le mie povere forze tutto quello che ho e che sono. Quindi parole anche davvero commoventi. E nello stesso tempo si definisce polvere, cenere, no? E dice che qualsiasi cosa accadrà di bello in lui sarà solo frutto dell'opera del Signore. Questo già lo dice quando diventa vescovo di Vittorio Veneto, ma lo porta avanti per tutta la vita. E poi direi il concilio. Il concilio è stato il grande evento del suo episcopato ed è provvidenziale che il suo episcopato inizi praticamente con l'indizione del concilio circa. Papa Giovanni indirrà il concilio nel 1959, lui è vescovo da circa un anno. Vescovo fortemente voluto da Giovanni. Fortemente voluto, sì. Sì. Ci sono stati i pareri... Sì, perché per la mentalità dell'epoca il vescovo doveva avere determinate caratteristiche, bella presenza, voce forte, e quindi in un primo momento diciamo la congregazione che doveva fare la nomina dei vescovi era dubbiosa sulla sua candidatura per questi motivi, e Papa Giovanni supera ogni dubbio consacrandolo personalmente lui. Il concilio lo paragonerà a una partita di calcio in cui il Papa è l'arbitro, i vescovi sono i giocatori e i fedeli sono gli spettatori, quelli che guardano la partita, e dirà di essere tornato sui banchi di scuola, no? E imparerà a fare il vescovo grazie al concilio. Imparerà a fare il vescovo grazie al concilio. Gianni Luciani, vorrei capire, e quindi andiamo un po' avanti rispetto a quella che è un po' la scaletta che abbiamo predisposto per questa sera, come famiglia, come avete vissuto il momento in cui avete appreso la notizia che Albino Luciani era diventato Papa. Io ho un ricordo personale perché ero qua nella Gordino quel giorno e ricordo le scene festanti anche in giro per strada, le campane che hanno suonato a distesa per tantissimo tempo proprio per salutare questa la notizia che era appena arrivata da Roma. Ecco, voi come l'avete vissuta? Ma io personalmente non ci credevo, cioè leggendo i giornali, sa, c'erano tutte le previsioni, queste cose qui. Però lui continuava a dire tranquilli. Sì, no, ma difatti lui dal conclave ci ha scritto praticamente a tutti. Io avevo appena avevo mia moglie incinta e lui ha mandato una lettera a me e a mia moglie per dire: mi raccomando che vada tutto bene, questo e quell'altro è stato. Comunque non preoccupatevi, io qua sono qua solo per fare l'elettore.
Esattamente, non corro nessun rischio. Non corro nessun rischio, invece il rischio poi è arrivato. Ma appunto è arrivata questa comunicazione, poi voi siete andati a Roma, in che occasione? Sì, beh, siamo andati per l'incoronazione, tutta la famiglia, mia moglie no, perché aveva appena partorito, e comunque sia mio padre è andato anche in più riprese, ma lui aveva con mio padre un rapporto... Poi mio padre qui era una persona anche abbastanza in vista, quindi andava spesso a Roma e quindi ha avuto diversi abboccamenti con mio padre, si fermava anche a dormire, ha dormito anche lì in Vaticano in quel periodo. Più che altro i rapporti appunto erano con mio padre, con una delle mie sorelle. E cosa vi raccontava suo padre? Magari c'era qualche aneddoto? Diceva che era tutto tranquillo, che stava bene, che... c'era nessun problema, io che ci avevo vissuto insieme, insomma, mi sembrava un po' deboluccio, ecco, magari dico, ma non so se questo peso può influire o meno. Però, insomma, poi mio padre ci aveva tranquillizzati tutti, ha detto, sì, ma è come se avesse sempre fatto quel lavoro lì, ha detto, state tranquilli, non c'è un problema. E poi il momento in cui invece arriva appunto invece la notizia della morte, sì, 40 anni fa. Questa è stata una cosa terribile. Diciamo, noi siamo abituati ad accettare dal Padre Eterno tutto quello che arriva, però sembrava un po' eccessiva questo periodo così breve, questa un po' strana, ecco, come scelta della provvidenza. Però poi ci siamo fatti tutti una ragione, perché poi noi, ripeto, certo, siamo abituati a questo tipo di... E anche abbiamo vissuto in questi paesi qua dove la vita è sempre stata abbastanza dura. Tra l'altro nel museo, ritorniamo quindi a Loris Serafini, c'è proprio una sezione dedicata al momento dell'annuncio e a quello dell'annuncio dell'elezione e quello dell'annuncio della morte, al punto che i manifesti di giubilo erano ancora affissi sui muri e sono stati... Sì, c'è una foto davvero simbolica che ritrae questi manifesti del giubilo a cui sono appiccicate sopra le epigrafi, no? Ed è un po' quello che è stato il sentimento del paese, non aver finito di festeggiare e già dover cadere in questo tremendo lutto. Io ricordo una mia zia che proprio gli descriveva quel momento lì come fosse morto fratello, qualcuno che di caro di famiglia, no? Certo. E questa mostra è aperta temporaneamente fino al 31 ottobre, ricostruisce non solo tramite i manifesti, i giornali, ma anche tramite le testimonianze di quel momento lì, ed è molto interessante per l'emozione che aveva creato. Certo. E che riesce comunque molto bene a trasmettere. Don Baldovin, parliamo di... dell'oggi, di quante persone vengono, adesso c'è il museo, ma in precedenza venivano qua nella chiesa parrocchiale a sostare, anche una breve visita, a lasciare un messaggio. Ancora adesso c'è un libro che contiene tanti di questi messaggi. Ecco, com'è il movimento? La visita che fanno, il primo luogo è senza dubbio la chiesa, anche perché la chiesa è solitamente sempre aperta. E poi è il luogo anche proprio della preghiera, abbiamo anche, la gente sa che la chiesa è dove è nata la vita cristiana e la santità anche di Papa Luciani, tutti i sacramenti li ha fatti in chiesa, lui amava la sua chiesa, anche quando tornava da vescovo e da cardinale passava in chiesa a pregare, per cui quello è il luogo più importante. Come pellegrini che vengono, mi stupisce, e lo dico anche ai pellegrini, che dopo 40 anni di uno che è rimasto Papa un mese, la gente continua a venire e aumenta. Anche in questi anni abbiamo visto un aumento di pellegrinaggi sia organizzati dalle parrocchie, ma anche persone che vengono singolarmente o con le famiglie. Vengono molte famiglie con i bambini piccoli. Questo è un segno molto molto bello. Io in chiesa ci sono tanto, anche perché vivo abbastanza vicino con la canonica, difficilmente trovo la chiesa vuota, che non ci sia qualcuno, e tanti che sostano proprio davanti alla statua, abbiamo una bellissima statua in bronzo di Papa Luciani, e lì pregano e poi annotano su quel registro che lei diceva delle osservazioni, a parte affidano le preghiere per la famiglia, certo, per la salute, ma anche delle osservazioni sul cammino spirituale
che fanno, che hanno magari iniziato o portato avanti, ecco, ispirati un po' dalla spiritualità, dalla serenità della fede di Papa Luciani. Questo è molto bello, cioè indica che la gente non viene soltanto per una visita così. Anche i viaggi che vengono organizzati hanno la caratteristica, direi quasi anche di un piccolo ritiro spirituale. Di solito iniziano con l'accoglienza che, se posso, faccio io ai pellegrini, prima poi la messa, dopo visitano il museo, tanti fanno anche la Via Crucis, abbiamo una bellissima Via Crucis che parte dalla piazza e si inoltra nel bosco, chiedono il sacramento della riconciliazione, qualcuno chiede anche momenti di adorazione eucaristica e rimangono qui tutto il giorno, magari pranzano, nel pomeriggio continuano la visita e vedo che vanno via proprio rinfrancati nello spirito. Sì, dico, con molta calma. Alle volte i pellegrinaggi, anche noi quando li organizziamo, sono alle volte mordi e fuggi, si entra in una chiesa, si celebra la messa, poi si va via. Qui non è così, qui vengono e rimangono tanti ritornano anche, forse per quello che il paese e questo lascia anche proprio nell'animo delle persone. Sì. Grazie ai nostri ospiti, a Don Baldovin e a Gianni Luciani, che ora saluto perché proseguiamo col nostro spazio in diretta qui dal Museo Albino Luciani e arriviamo adesso a una data molto particolare, che è quella del 26 di agosto del 1978, il momento in cui viene proclamato, annunciato al mondo il nuovo Papa. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli Primi. Abbiamo sentito dunque l'audio dell'annuncio al mondo del nuovo Papa e del nome che scelse per il suo pontificato. Proponiamo ora un altro contributo a seguire ed è il discorso rivolto durante l'Angelus, il 27 agosto, sempre del 1978. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. E l'altro collega: non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. Venuto il momento, ho accettato. Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. Io ci avevo pensato poco,
Perciò ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi, lui con le sue mani, qui, nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di Piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone. Perché? Si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Abbiamo sentito alcuni passaggi dell'audio, le parole che pronunciò Papa Giovanni Paolo I in quella occasione. Ci hanno raggiunto Stefania Falasca e Don Davide Fiocco, e li ringrazio per essere qui con noi in questa seconda parte della nostra diretta qui da Canale D'Agordo. Stefania Falasca, abbiamo sentito il riferimento a Giovanni XXIII, a Papa Paolo VI, entrambi questi pontefici furono molto colpiti da Albino Luciani. Sì, intanto colpisce già il fatto di questa inedita, diciamo, presentazione nello stesso Angelus di un Papa che spiega così la scelta del suo nome, un nome che anche questo non ha precedenti. Certo. Bisogna dire che Giovanni XXIII, come lui diceva, l'ha ricordato subito, lo ha scelto come vescovo. Abbiamo nelle agende personali anche l'incontro che ha avuto direttamente con Giovanni XXIII nel momento in cui fu fatto vescovo, una sorta di traditio lampadis, cioè una consegna anche di un modo di parlare semplice che gli aveva raccomandato lo stesso Giovanni XXIII. Di Paolo VI sono i due, diciamo, con cui è l'inizio del concilio, chi ha portato a compimento il concilio. È una inedita scelta, appunto, che però aveva idealmente eretto un arco di congiunzione da chi aveva incominciato l'opera del concilio. Sempre nelle sue agende, quella del pontificato, accanto al nome di Giovanni XXIII in calce troviamo, proprio per questo Angelus, Giovanni XXIII, Mater e Magistra. E per Paolo VI troviamo in calce l'appunto della cappella paolina e sotto conservato la fede. Quindi era un preciso progetto di portare avanti l'opera insieme di questi due pontefici. Eletto al soglio pontificio, Albino Luciani dimostra una straordinaria capacità innovativa. Vogliamo ricordare quelle che sono state le novità che di fatto subito volle. Una è questa, del nome che abbiamo detto, certo. E poi l'aver abbandonato secoli di plurale maiestatis, il primo ieri è un prima persona che non ha precedenti. E questo che cosa indica? Comunque anche il modo di porsi, oltre al rinunciare, insomma, a quelli che erano gesti come l'inizio del pontificato, come messa solenne d'inizio, insomma, non l'intronizzazione che c'era prima, ma soprattutto questo dell'aspetto, diciamo così, che sono le priorità di un pontefice, le priorità che si manifestano nell'essere vicini alle persone e nel porsi
con semplicità nei confronti della gente. Forse con semplicità nei confronti della gente. Don Davide, abbiamo sentito anche dalle parole pronunciate anche in quell'occasione un modo diretto, inusuale di rivolgersi ai fedeli, analizzando quella che era la sua capacità di comunicare. Quali sono gli elementi? Io posso riferire quello che ho trovato nell'indagine per la causa di canonizzazione. Diverse testimonianze hanno sottolineato il fatto che Luciani sembrava fare discorsi a braccio. In realtà li aveva preparati, li aveva memorizzati. Anche dei discorsi del pontificato abbiamo trovato tracce proprio manoscritte, parola per parola. Il famoso discorso del 10 settembre, quello Dio Padre, no, di più Dio Madre, tre volte l'ha trascritto, perché sapeva che quel discorso era un discorso importante. E questo sorprende in lui, questo preparare con la sua cultura, con la sua preparazione, e d'altra parte cercare di porgere la sua parola in maniera chiara, semplice. E c'è un retroterra che parte molto indietro, parte qui a Canale, dove il suo parroco gli aveva detto: cerca di essere semplice, non fare fiori, fatti capire dalla vecchietta che sta in fondo al paese. E lui l'ha fatto. L'ha fatto sempre. Stefania Falasca, è questo un suo stile personale che gli attirò tanta simpatia, ma non mancarono anche le critiche? Non mancarono le critiche, come non gli erano mancate a Venezia. Non era cambiato in questo senso, ma questo stile ha aperto diciamo quello che poteva essere uno steccato tra credenti e non credenti. L'empatia che ha suscitato immediatamente Papa Luciani apre una nuova pagina proprio della storia del pontificato e della storia della Chiesa. Non si parla di ere quando si parla di Chiesa, ma in questo caso lo ha fatto. E per lui era uno stile che aveva assimilato già in precedenza, e in questo non c'era nessuna novità. E per quanto riguarda il modo semplice anche di fare catechesi, per esempio le udienze, il fatto di chiamare per esempio bambini, ragazzini, e quindi dire mi aiutano, anche questa, se vogliamo, fu una... Chiamare bambini l'ha sempre fatto. Ci sono foto fin dagli anni di Vittorio Veneto che ritraggono Luciani durante le visite pastorali con bambini durante l'omelia. Quindi era un suo stile, un suo metodo. Ma c'era dietro al metodo c'era un retroterra teologico che risale ad Agostino, ne parla lui stesso nei suoi testi. Cioè, se il messaggio di salvezza deve raggiungere tutti, deve essere efficace e quindi deve essere comprensibile. Se non è comprensibile, diventa un gnosticismo, per citare Papa Francesco di questi giorni. Papa Luciani usi questa parola, non l'avrei mai usata perché è troppo difficile. Però se il cristianesimo diventa una scienza troppo accademica, non raggiunge quello che è il suo scopo. Quindi l'evangelizzazione deve essere semplice. Un particolare, se ancora un attimo, è quello certo. Che Papa Luciani, da vescovo soprattutto, limava le prediche facendole ascoltare alle sue suore. In quel rapporto familiare, suore naturalmente dicevano bene, bene, ma lui diceva criticatemi, dite se è troppo difficile. Ecco, non rinunciava anche ad utilizzare contributi particolari. Ricordiamo tra gli altri il ricorso a una poesia di Trilussa nel corso di una di questi momenti, e chiedo pertanto alla regia di proporre il contributo relativo proprio a questa poesia. Un mese giusto fa, a Castel Gandolfo, moriva Paolo VI. Un grande pontefice che ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Ogni mercoledì
e lui veniva qui e parlava alla gente. Nel sinodo 1977 parecchi vescovi hanno detto: i discorsi di Papa Paolo del mercoledì sono una vera catechesi adatta al mondo moderno. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona. Per essere buoni però bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio, la posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: sono soltanto polvere e cenere davanti a te, Signore. Giusto, piccoli dobbiamo sentirci davanti a Dio. Per un mio errore ho lanciato un contributo, in realtà era in scaletta un altro, mi scuso. È un ricordo di Paolo VI, parole pronunciate in occasione del primo mese della morte di Papa Paolo VI. Don Fiocco, vorrei che mi parlasse ora della spiritualità di Papa Luciani. Fare una sintesi di un processo di canonizzazione è veramente cosa improba, sono tante tante pagine. Io vorrei ricordare questi tre aspetti. Beh, una l'avete appena mandata nel contributo, è l'umiltà. È il suo motto, è stato il suo senso di fondo della sua spiritualità. Citava proprio Abramo, essere davanti a Dio come polvere. Un altro aspetto che secondo me va rivalutato è quella della sua attenzione ai poveri. In tutta la sua vita, l'attenzione ai poveri, alle persone che avevano difficoltà, ma non solo l'elemosina. Nel 1974 autorizza i suoi preti a vendere ex voto, argenti. Nel 1971, vado a ritroso, al Sinodo dei Vescovi fa un intervento coraggiosissimo, in cui dice, alla fine della confessione, invece di dare tre Ave Marie, diamo opere di carità, ma carità forte, iniziative verso la povertà che c'è nel terzo mondo, e da terza parte la sua serenità. Non rimarcheremo mai che il suo pontificato è stato un pontificato sereno. Sì, la prima sera aveva la faccia pesante, poi è stato sereno. Una trasmissione recente ha invertito le foto, travisando proprio il senso di quelle foto. Era un padre, un pastore, un uomo che aveva vissuto direttamente molti drammi, le guerre familiari che erano emigrati all'estero, aveva patito la fame, questo aveva fatto di lui un esperto di umanità, di quelle che sono le ferite del mondo. Senz'altro, io posso dire che c'ero il 3 settembre, bambino, ma c'ero nella sala delle udienze quando ho ricevuto i bellunesi e ha detto: veramente, nell'anno della fame, 100 anni fa, io ho patito la fame e per questo saprò essere attento ai drammi del mondo. Cosa sarebbe stata questa sua attenzione? Non lo possiamo dire, coi se non si fa la storia. Però mi piace citare l'ultima udienza del 27 settembre, quando a memoria richiamò un passo della Populorum Progressio, con voce tremante disse: i popoli della fame gridano verso i popoli dell'opulenza, a questo grido la Chiesa trasale. E c'era tutto l'affetto verso Paolo VI in questa citazione, e 40 anni dopo viene da dire: quel grido, ne paghiamo le conseguenze di non aver ascoltato quel grido. Ne paghiamo le conseguenze, certamente. Stefania Falasca, possiamo dire che Papa Luciani ha anticipato, e in che modo, quelli che saranno i temi che oggi Papa Francesco propone? Sicuramente quello che ha manifestato nei 34 giorni di pontificato sono le priorità da considerare come le strade maestra del Concilio, e sono una rinnovata missionarietà, la collegialità, la ricerca della fraternità tra i vescovi, la
la ricerca dell'unità dei cristiani, la ricerca della pace, e questi sono i motivi portanti che su queste dorsali che si può trovare, a mio avviso, una vicinanza con l'attuale pontefice, perché entrambi vengono su questi temi. Poi c'è da aggiungere che, anche se sono di estrazione totalmente diversa, anche di formazione, però questa umiltà, questa semplicità, questa insistenza soprattutto sulla misericordia di Dio, e il Papa per eccellenza della misericordia io lo considero Luciani, perché anche nelle sue udienze, in tutta la sua predicazione di quei 34 giorni, non ha fatto altro che trasmettere questo. Le ultime parole sulla sua agenda sono che io vi ami sempre più, e proprio sulla questione dell'amore verso Dio e verso il prossimo e di quanto noi siamo amati. Quindi, cioè, su questo troviamo una consonanza che potremmo considerare come le profonde affinità elettive tra Giovanni e Paolo I e Papa Francesco. Penso che ci sia anche forse un'assimilazione non solo di stile, ma anche del linguaggio. Su questo anche è profonda la consonanza. Mi ricordo che quando preparavo il dottorato di ricerca, conoscendo l'allora cardinale di Buenos Aires, gli chiesi un consiglio proprio su questo aspetto del linguaggio. E lui sorprendentemente mi mandò alcuni autori che erano dei diretti di Sant'Agostino, ma anche degli umoristi inglesi. Non gliel'avevo ancora comunicato, ma l'aveva centrati subito anche lui, che erano questo l'aspetto dell'umorismo. Anche questo è molto vicino a quello che spesso dice della gioia e del porsi così come Letizia, del fatto cristiano, lo stesso Papa Francesco, sì. A distanza di 40 anni possiamo dire che fu precursore di una nuova fase della vita della Chiesa? Ma ripeto, l'essere precursori significa quello che ha fatto il Concilio, cioè risalire alle sorgenti, cioè la risalita alle sorgenti dell'Evangelo. E in questo c'è l'anticipazione dei tempi. Sempre nella Chiesa, quando ci sono passaggi di riforme, è una risalita alle sorgenti. Di fatto Giovanni Paolo I l'ha mostrato e l'ha incarnato con naturalezza e semplicità. Dopo 50 anni vediamo che Papa Francesco è su quella stessa lunghezza d'onda, possiamo dire. Don Fioco, oggi è quanto è vivo il ricordo di Albino Luciani? Ma tra i servizi che faccio in diocesi è quella di dirigere il centro Papa Luciani, e io posso testimoniare quante volte al giorno devo rispondere a mail di persone che chiedono reliquie. Non si possono dare in questa fase del processo, ma dal Brasile 7-8 al giorno, moltiplicate per i giorni dell'anno, qualcuna dall'Argentina, e mi sorprende il Vietnam. Il Vietnam è strano che ricordi Papa Luciani, ma probabilmente è legato al cardinale Van Thuan, servo di Dio anche lui, e a un'opera di un sacerdote, Don Agostino, il cognome non riesco neanche a pronunciarlo, che tradusse in vietnamito due testi di Papa Luciani. C'è una fama di santità di Luciani che è grande all'estero, Brasile in maniera proprio spropositata. E in Italia? In Italia c'è, forse la conosce più il mio amico Loris, perché si concentra a Canale. Il mio centro è il centro, non mio, della nostra diocesi, riceve soprattutto dall'estero. Ed è operativo da quanto, ricordiamolo, questo centro? Il centro dal 1982, l'inizio delle attività. E si trova? Si trova a metà strada tra Belluno e Feltre, una collina, Santa Giustina, un posto veramente bello. Una collina, era una villa nobiliare o sedicenti nobili, era in decadenza, il vescovo l'ha accalappiata, l'ha messa a posto, e in questi anni ha fatto tanto del bene soprattutto per i ragazzi della nostra diocesi in preparazione ai sacramenti. Stefania Falasca, lei ha pubblicato un libro nel quale ricostruisce quanto accaduto il 28 di settembre del 1978, stiamo parlando della sera della morte di Papa Luciani. Su questa morte improvvisa si è scritto, parlato, straparlato molto.
Lei in questo volume che cosa descrive e a quali conclusioni è arrivata? Sì, questo volume raccoglie il frutto di un lavoro di ricerca che è durata 10 anni esattamente, condivisa con Don Davide, riguardo a tutta la vita e quindi anche l'epilogo di questa vita, cioè la morte. Lì si presentano tutti i documenti che abbiamo recuperato attraverso questa nostra indagine. Pertanto tolgono ogni dubbio e sfatano tutte queste o complotto o filone giallistico, pattumaglia che io considero tale ormai, che di filoni giallistici che sul niente hanno costruito una fortuna, questo è in sostanza, perché la letteratura noir è molto redditizia e qui però noi non avevamo nessuna, diciamo, pregiudizio. Le carte che sono tutta la documentazione clinica, tutto ciò che è inerente a coevo alla morte di Luciani, le relazioni, cioè le testimonianze che abbiamo avuto, insomma, di testimoni assolutamente credibili, con il riscontro di tutta questa documentazione, Luciani è semplicemente morto, di morte improvvisa. In medicina legale con morte improvvisa si intende sempre morte naturale. Era necessario cercare e sottolineare tutti questi aspetti, perché appunto la morte è stata come una sorta di macigno che ha fagocitato l'intera esistenza e tutto lo spessore magisteriale di Giovanni Paolo I. E purtroppo metaforicamente era da rimuovere questa pietra della morte. Quello che abbiamo trovato è essenzialmente quello che ci dicono i fatti di come sono andati realmente. Non c'è stato nessun intento apologetico. Ecco, il volume è stato pubblicato nel 2017, giusto? Sì, è subito dopo la proclamazione delle virtù di Luciani, appunto perché noi siamo tenuti al segreto processuale, certo. Quindi tutto quello che è stato frutto di questa indagine era... solamente dopo, insomma, certo. Potevamo farlo. Ecco perché è stato pubblicato. Sì, ma è anche adesso riproposto nella sua integrità con la pubblicazione che è stata fatta proprio dei documenti e della vita della Posizio, quella che abbiamo certo. Scritto, e questo è stato uscito prima proprio per questo motivo, perché pare dopo 40 anni ancora che non si possa parlare davvero di Luciani senza che non si incappi alla storia della sua morte, che è ormai diventata un mito poietico e certamente una dannatio memoria, perché è accattivante pensare che sia morto di morte violenta, quando però le carte e la documentazione non lo provano. È difficile accettare la realtà. Io li chiamo gli irriducibili dell'indocumentabile. Certo. Tra l'altro mi pare che sia in uscita anche un altro volume a breve. Quello sul magistero, sì. E poi abbiamo l'altra versione, no, della biografia, che è insieme a chi ha collaborato alla stesura della Posizio. Parliamo della causa di beatificazione, che appunto siamo un po' curiosi che ci aggiorni. Noi ci dobbiamo consultare per metterci d'accordo su che cosa possiamo dire o meno. E quindi facciamo un breve briefing. No, dopo la proclamazione delle virtù per la beatificazione, come è noto, è necessario un miracolo. Certo. E lo studio, ecco, del miracolo noi ce l'abbiamo, è stato già avviato e chiuso in fase diocesana e quindi adesso si trova, perché ha una doppia fase, in fase di giudizio romana. Quindi noi attendiamo gli esiti di questo e non credo che andrà per le calende greche, perché è molto più breve il tempo di esame per un presunto miracolo. Speriamo che sia beatificato in tempi brevi. In tempi brevi, d'accordo. Bene, allora parliamo adesso della fondazione, perché siamo qui ospiti del museo che è collegato a questa fondazione e vorrei capire un po' anche
quelle che sono le iniziative che avete messo in campo in questi ultimi tempi, e anche un po' qualche anticipazione. Sì, questa fondazione esiste dal 2009 proprio per dare un servizio ai pellegrini che giungono qui al paese natale di Papa Luciani. Essenzialmente le due attività maggiori sono quelle di seguire i pellegrini che si prenotano, visitano il museo, hanno bisogno anche un po' dell'assistenza, della visita al paese, e dall'altra parte c'è un'esigenza scientifica. È stata aperta una biblioteca che raccoglie tutti i libri che sono stati scritti su Albino Luciani e di Albino Luciani in varie parti del mondo, quindi offre un servizio che è anche online per gli studiosi, per chiunque voglia approfondire la sua figura e fare ad esempio una tesi di laurea, una tesi di dottorato, quindi può trovare molta bibliografia, ecco. E poi promuove anche degli eventi legati al museo che permettono di tenere viva l'attenzione su questa figura e sugli insegnamenti che Papa Luciani ci ha lasciato. Quest'anno in particolare abbiamo celebrato il 40° della sua elezione e della sua morte con eventi che sono usciti anche dal territorio tradizionale del Veneto, andando in Trentino, in Alto Adige, anche in Austria, dove ci sono dei santuari a cui lui era affezionato. E per il prossimo anno abbiamo due importanti anniversari. C'è l'anniversario dell'indizione del Concilio, sono i 60 anni da quando Papa Giovanni ha indetto il Concilio, come dicevamo prima, e i 40 anni della visita di Giovanni Paolo II qui. Non possiamo dimenticare che Giovanni Paolo II, tra i primissimi viaggi in Italia, ha voluto venire qui per celebrare la memoria dell'elezione e per in qualche maniera rendere omaggio al suo predecessore. E quindi siamo anche gemellati come comune con la città natale di Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II, Vadovizze, e ci saranno delle iniziative che verranno portate avanti insieme tra le due comunità. Questa è un'anticipazione, Di quello che ci stiamo lavorando. Ok. Allora, intanto grazie per averci raccontato e aggiornato anche su questo aspetto. Prima dei saluti conclusivi, perché siamo ahimè arrivati al termine di questo nostro spazio dedicato a Giovanni Paolo I, chiedo alla regia di proporre quel piccolo contributo che avevo lanciato poco fa erroneamente, ovvero quella lettura di quella poesia di Trilussa nel corso di un'udienza. Trilussa, il quale ha cercato anche lui di parlare della fede in una certa sua poesia, ha detto: quella sera, quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco, mi disse: se la strada non la sai, te la mostro io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, e tanto in tanto te darò una voce fino là in fondo dove c'è un cipresso, fino là in cima dove c'è una croce. Io risposi: sarà? Ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina. Era la fede. Nelle cronache dei telegiornali di allora c'è chi diede molta enfasi al fatto che il Papa scegliesse di leggere proprio una poesia di Trilussa tralasciando poi tutto il resto, si limitò a raccontare solo gli aspetti, se vogliamo, magari marginali di questa scelta, e è uno dei, a volte, dei difetti che noi giornalisti abbiamo, di non accorgerci di ciò che sta magari veramente, ci stanno magari veramente dicendo. Allora,
Il titolo è di questa nostra diretta era Signore fammi diventare come tu desideri, era un estratto di una preghiera che venne letta il 13 di settembre all'udienza generale, il tema era vivere la fede e la preghiera che Papa Luciani disse, il brano che disse in quell'occasione è Signore prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu desideri. Ho scelto di chiudere questa nostra diretta proprio con queste parole, le stesse parole con le quali abbiamo iniziato nella sigla, proprio per chiudere un po' questo cerchio di questa nostra trasmissione. Io ringrazio ancora il Museo di Albino Luciani per averci ospitato e a breve il Telepace proporrà anche uno speciale dedicato proprio a questo museo che vi consiglio di venire a visitare perché è fatto proprio bene, lo devo dire in tutta onestà. E, quindi ringrazio voi, ringrazio anche coloro che ci hanno aiutato a portare a termine questa nostra diretta in queste giornate, quindi un ringraziamento doveroso va a Chiara Fontanive e a Eleonora Sarasin, che ci hanno supportato e sopportato in questi giorni, nelle nostre anche richieste a distanza per poter arrivare a questa trasmissione e proporvi questa ora di diretta da Canale D'Agordo. Gentili amici, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con i programmi di Telepace. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere.